Wow, questo posto è davvero magico. Persino il profumo è magico e splendido. Lei, bella, voglio anche io! Mi sento così in pace qui. Ah! Ehi, ragazza carina! Tu, silenzio! Venire con me! Povera me, sono stata rapita da una cavernicola! Io? Ah, non fare male! Tu non ho paura! Io amare qualcuno... Ma avere problema! Io no carina, io povera cavernicola! Oh, capisco! Beh, sai, hai questo look, come dire, selvaggio. Ma, sai che ti dico? Ci sto, ti aiuto io. Ti mostro danza che ho inventato. Braccia di qua, poi su e poi giù, divertente. Sì, lo è. Oh, wow, ma quanti peli, che schifo. Poi braccia di qua, ancora di là. Ok, fermati, ti prego. Tu no piacere mia danza? Cosa avere male? Non è la danza, sono i peli sotto le ascelle. Ne hai proprio tanti, anzi troppi. Va bene che va di moda, ma non così. Non ti preoccupare, so io cosa fare, basterà farti una rapida ceretta. Visto? Metto queste sotto le ascelle. Ma una non basta. Ti consiglio di fare un bel respiro perché farà male. Sei pronta? Sto per farti male, ma solo un attimo, ok? Grande respiro, pronta! Ok, resta ferma così, rimuoviamo la prima... Ah, aia, male! Tanto male! Oh! Ah! Perché urlare tu, tirato via peli? No, è solo che la tua pelle è tutta irritata e scolorita, ma rimedieremo anche a questo. Pronto, sì, salve, mi serve una consegna rapida. Mandate l'aereo più veloce il prima possibile. Ecco che arrivano, sì! Ora possiamo risolvere il tuo problema. Esatto, lo yogurt greco è la soluzione. Oh, yogurt! Va bene così, mi serve soltanto una spatola per applicarlo. Ta-da, visto? Ora solleva le braccia, ci metto un attimino. Mettiamo un po' di yogurt sulla parte irritata. Yogurt, cibo, io fame, buono profumo! Ma no, che fai? Fermati! No cibo, solo crema per ascelle? Esatto, puliamo tutto con questo fazzoletto adesso. Visto? Finito! Niente più yogurt sotto le ascelle, la tua pelle è sana! Wow, yogurt magico, devo danzare! Vediamo, ecco il mio pettine, devo pettinarmi. Tatara, com'è bello essere una principessa! Principessa con osso per rastrellare i capelli? Ridammi il pettine! Osso per capelli, bellissimo, luccica! Ora rastrello anche i miei capelli. Au! Incastrato io avere nei capelli! Come fare? Come togliere osso da capelli? Principessa, aiuto con osso! Oh, vedo, vedo, hai i capelli in disordine. E ci vuole più di un pettine. Fammi provare a districarlo. Ok, abbiamo un problemino. Sono rimasti un po' di capelli attaccati, ma ci sarà qualcosa che possiamo fare per rimediare. Ecco qui, una pianta di aloe vera ci aiuterà. Mettiamo il gel di aloe in questa pentola. Guarda quel gel appiccicoso, bello! Aggiungiamo anche un po' di latte di cocco. Riscaldiamo l'intruglio, così si mescolerà per bene. Lo mescolo ancora un po' ed ecco fatto, pronto per l'uso. Prima lo filtro per renderlo uniforme. È venuto benissimo questo gel! Sembra sia pronto, adesso ne prendo giusto un po' in mano e te lo passo tra i capelli. Ecco qua! Capelli bellissimi, volano con vento! Ho capelli come modella! Ora muovere capelli su testa! Capelli volano in cielo come uccelli! Capelli volano! Io bellissima! Io avere capelli su faccia, aiuto! Sì, i capelli sono a posto finalmente, niente più nodi! Ma dov'è finito il mio pettine? Uffa! Oh, sì, non male questa limousine. Principessa dorme bene, guardo sue cose. Ha cose da principessa con lei, guardare tutto. Cos'è questo? Non luccica niente. Forse bastoncino? E questo? Ah, bastoncino, muovere senza vento. Guardare meglio, dovere capire cosa essere. Bastone avere ragnatele? Oh, sono sveglia. Che cos'è questo rumore? Suona familiare. Da dove arriva? Oh, principessa, è sveglia! Io ho trovato questo!
Ehi, come dici? È mio quello? Ma di cosa sta parlando? La mia borsa! Quindi hai rovistato nella mia borsa mentre io dormivo? Non si fa, sai? Avresti dovuto chiedere. Non volere tu avere bastoncino con ragnatele e spiegare me! Davvero? Ok, senti, non è un bastoncino con le ragnatele. Serve per rimuovere i peli dal viso. Peli viso? Io avere peli viso? Oh, ne hai e come, vieni, prendiamocene cura. Anzi, tutto il tuo monociglio che non lo posso più guardare. E poi ci libereremo anche dei peli che hai intorno alla bocca. Vedi, in questo modo lo strumento toglie via i peli. Oh, io non avere più peli sul viso? Wow, bastoncino funziona come magia! Già, hai visto? Davvero semplice e rapido da usare. Parlando di cose semplici, mi serve un po' di balsamo per le labbra. Ho labbra screpolate e tutte secche. Io avere peli su occhi strani e dritti. Principessa, aiuta me con peli su occhi, volere come tuoi! Ah? Oh, beh, certo, ce n'è di lavoro da fare. Oddio, non mi piace per niente così. Oh, aspetta, posso usare il burro cacao sulle sopracciglia. Ne metto un po' sulle sopracciglia e poi uso questo pennellino, così le pettineremo letteralmente. Oh, avere peli su occhi a posto adesso come principessa! Wow, cominci ad avere un bel look! Che carina! Carne, mio cibo preferito! Adoro carne! Già, la carne può essere buona o no! Ti piace carne? Bene, mi piace gente a cui piace carne! No, ma ho visto i tuoi denti! Un disastro! Ci stiamo lavorando, ma direi che è un primo passo. Ho qualcosa per te nella mia borsa, sai? Ecco qui, usa queste, sono di carbone vegetale. Vedi? Te ne do subito una. Carbone vegetale? Cosa essere? Cosa mangiare? Ok, mettere su spazzolino. Ottimo, sbricioliamola così sul tuo spazzolino. Dovrebbe andare. Dai, pulisciti i denti con questo. Pulire denti come prima, ma ora essere neri. Non ti preoccupare, il nero si toglierà da solo. Ok, denti bianchi adesso, come principessa? Ora li hai perfetti e sai anche che ti dico? Che è l'ora del make-up. Devo giusto farti un ritocchino qui e un altro lì. Oh, avere make-up, essere anche io principessa. Prima brutta cavernicola, brutti capelli e brutta faccia. Adesso io cavernicola principessa tutta bella. Sei uno schianto, sono felice di averti dato una mano. Felice che principessa ha aiutato me a diventare come lei. Ora dare regalo di San Valentino a innamorato. Oh, ecco mio innamorato, ciao! Lui non riconoscere me perché ora io carina. Che fare adesso? Oh, mi dispiace, ma sai cosa? È un problema suo, non tuo. La giungla è piena di scimmie tra cui scegliere. Tu avere ragione, io meglio senza lui. Sì, ora essere libera è principessa cavernicola. Così mi piaci ben detto. Anzi, ora tutti gli abitanti della giungla ti imiteranno. Che noia, quanto mi annoio. Oh, il telefono! Mi aiuterà a passare del tempo. Facciamo qualche selfie. Questo farà scalpore sui social. No, il trucco non sta bene con questa luce. Sistemiamolo. Ritocchiamo l'illuminante e ordiniamo i capelli. Ok, così è a posto, via. Molto meglio. I miei follower adoreranno queste foto. Sono proprio carina oggi. Ah, no, non va ancora bene. Ma so io che ci vuole. Ecco, vento nei capelli per una foto più affascinante. L'effetto che volevo, sì. Ma che cosa? Il vento deve spostarmi i capelli all'indietro, stupido! Scusa, scusa, colpa dell'asciugacapelli. L'ho sistemato. Va bene, riproviamo. No, stop, ho un'idea migliore. Coriandoli! Ah, sì, per una foto perfetta. Wow, davvero geniale! Voglio provarci anch'io. No, a lei i coriandoli, a me la spazzatura. Ok, ci riprovo. Mi serve aiuto con i capelli e il trucco. Non lavoro mica gratis, cara. Tutto ha un prezzo. Certo, prendo i soldi, aspetta. Ma che cos'è? Questi soldi dove sono stati? In lavatrice? Va bene.
Non ti muovere, mi raccomando. Sì, adesso via con i selfie. Oh mio Dio, che cosa? Ma che è successo alla mia faccia? Sembro il clown di It. Devo ritoccarmi un po' il trucco. Le mie sopracciglia non sono un granché. Per fortuna ho con me la matita. Oh no, devo andare a lezione. Non posso fare tardi di nuovo. Ciao, come stai? Oh mio Dio, devi vedere Gabi. Che problema ha? Ups, attenta. I libri. Va tutto bene, ti aiuto. Ecco fatto. Ah, vai via. Ok, strana forte. Ho qualcosa tra i denti per caso? Mi pare di no. Ehi, guardate qua! Wow! Che cos'hai lì sulla fronte, due bruchi? Ah, questa era cattiva. Scusate, ho sbagliato classe. Basta, il divertimento è finito. Ma dov'è Gabi? Eccoti qui, sbrigati! Scusami, non hai idea di che cosa è successo. Un look interessante. Devi vedere coi tuoi occhi. Ma no! Ho davvero le sopracciglia così! Ti aiuto io. Disegna un motivo a zigzag sulle sopracciglia. Poi disegna il contorno. Riempi con la matita, così le sopracciglia sembrano più folte. Adesso con un pettinino sistemiamo le sopracciglia per farle apparire più in ordine. Ecco, ora sì che va meglio. Che ne pensi? Wow, finalmente nessuno riderà di me. Grazie. Non guardatemi. Qualcun altro ha bisogno del nostro aiuto? Ci penso io. Vediamo se riesco ad appenderlo questa volta. Sta facendo oggi la guardia. Che succede? Ah, nemmeno mi riguarda tanto. Cosa? Un concorso di bellezza, Miss Galera 2022! Vincerò! Eccola tutta su di giri. Ci divertiremo un sacco. Non sta nella pelle. Ehi, chi hai da guardare? Guarda altrove. Lo sapevo, sarà una sfida senza esclusione di colpi e di fuoco! Vediamo di sfoderare tutte le armi. Vieni, scatolina dei trucchi. Sul serio? Tutti quei cosmetici qui? Meraviglia, da dove comincio? Fondotinta, pennello, eccetera, farò faville. Non la sopporto proprio. Devo fare qualcosa. Anch'io ho la mia scatola qui. Vediamo che c'è dentro, devo vincere. Ah, chiaro. Cubetti di ghiaccio. È un topo. Niente che possa essermi utile. Cosa posso fare? Accidenti a me, non dovevo impicciarmi. Ma ormai sono in gioco. Forza, deve esserci qualcosa che posso fare. Vediamo un po'. Ok, sono sulla strada giusta. Devo solo avvicinarmi di più e rubarle qualcosa. Mi vedi? No? Ok, bene. Adesso o mai più? Ottimo! Lì ci posso arrivare benissimo. Sì! Ho deciso. Sì, preso! Vediamo cosa posso inventarmi per vincere. Il rossetto è fondamentale per la bellezza. No, che sfortuna! Tutto consumato e adesso? Solo un ultimo tocco e... fatto, sono pronta a vincere. Oh, accidenti, ci ha dato dentro davvero. Non posso arrendermi, devo batterla. Ma come faccio? Persino le occhiaie. Oh. Però con questo tubetto forse potrei... Ma sì, so cosa fare. Mi basta un po' d'acqua. Riempio il tubetto d'acqua con la siringa. Fatto, il tubetto è pieno. Rimetto il tappo e lo agito con forza. Così dovrebbe bastare. E adesso userò i miei poteri. Sì, è diventato ghiaccio come pensavo. Ora tocca a te, amico ghiaccio. Basterà metterne un po' qui sulle occhiaie. Il ghiaccio le nasconderà, infallibile. Oh, arrivano i giudici. Devo dare il massimo. Ci sono la custode, la cuoca e la guardia. Scegliete me, guardate quanto sono bella. Oh, non saprei, ha esagerato col trucco. Sì, sembra un clown. Complimenti per l'impegno, però. Non capisco neanche perché sono qui. Ecco il tuo punteggio finale per il concorso. Così poco, ma perché? Andrà meglio la prossima volta, tocca a me. Devo mettermi in posa, immagino. Guardatela, è bellissima.
Devo ammettere che non è niente male. Già, sono fatta così che posso farci. Risultato finale, punteggio perfetto. Ma dai, ho vinto! Incredibile! Sì, sì, ecco la tua fascia e la tua corona. Non montarti la testa, è fatta di cartone. Ti aiuto a infilare la fascia, tieni. Congratulazioni. Metti anche la corona adesso. Davvero bella, complimenti, sì. Chi l'avrebbe detto? Vincere è fantastico! Ho una cliente. Salve! Ehi! Hey. Cosa voglio? Vediamo. Quella torta, per favore. Ok. Dove mi siedo? Adoro la torta. Oh, c'è Alex. Ciao! È un tipo divertente. Speriamo non mi abbia visto. Posso sedermi qui? Scusa, il posto è occupato, ecco, visto? Oh, va bene. Fa nulla. Che cattivo. Ecco, prendi un'altra fetta di torta. Oh, non lo so. Ancora! Tutto è cominciato con una fetta in omaggio. È il giorno più bello di sempre. Oh, no, no, no. Cercavo solo di consolarti un pochino, ma... Wow! Adoro il tuo make-up. Oh, grazie. Mi insegni a truccarmi così? Ti servono un cucchiaio e una forchetta. Stai scherzando, vero? No. Cominciamo. Metti il cucchiaio sopra l'occhio, poi passa l'eyeliner qui intorno al bordo. Il resto puoi finirlo a mano. Semplice e veloce. Ora la forchetta. Tienila a un angolo e passa il make-up tra i denti, vedi? Farà un gran bell'effetto. Ora devo soltanto lavorare un po' sul bordo. Aggiungiamo qualche lustrino. Ci stanno sempre bene. E abbiamo fatto. Adesso mi sistemo i capelli. Wow, look fantastico. Mi sento così bella. Grazie. Non c'è di che. Ora vai. Sì. Ciao, Alex. Wow. Gabi, non ti avevo vista prima. Vuoi andare alla festa insieme a me? Oh, divertente. Ma sì, perché no? Ho un appuntamento. Ci vediamo, Mindy. Ciao. Ciao, Mindy. Posso sedermi qui? Occhio, nerd. Oh, i miei occhiali. Senza non ci vedo per nulla. Accidenti, dove saranno adesso? Oh, sicuramente qui da qualche parte, vero? No! Questo suono non mi è mai piaciuto, fa che non siano i miei occhiali. I miei occhiali! Erano proprio loro! Oh no! Le lenti si sono rotte! Adesso che cosa faccio? I miei poveri occhiali! Non ci vedo! Ah, insomma, ma che cos'hai da piagnucolare tutto il tempo? Allora? Guarda! I miei occhiali si sono rotti! Ok, capisco. Che sfortuna, già. Beh, sai, a volte capitano certe cose. Già, ma perché capitano sempre a me? Accidenti! Aspetta un attimo. Ehi, forse ho avuto un'idea. Wendy, risolverò io il tuo problema, ti fidi? Ah sì, e come? Ah, per prima cosa mi servono delle posate di plastica e, naturalmente, anche un asciugacapelli, come questo. Con l'asciugacapelli riscaldo la plastica in questo modo. E ora che è caldo, il coltello è pieghevole. Vedi? Non si rompe affatto. E una volta raffreddato si manterrà questa forma. Poi mi servirà la pistola a caldo. Applico poca colla all'estremità del coltello proprio qui. E ora mettiamo insieme le due parti in questo modo. Una volta che la colla sarà asciutta, sarà tutto fermo così. Coltelli di plastica trasformati in occhiali, visto, Wendy? Certo, non vedrai un tubo con questi, ma meglio di niente, non pensi? È molto carino. Ok, se lo dici tu, fammeli provare. Tanto peggio di così. Oh, wow,
Non so perché, ma mi sento già molto meglio! Accidenti! Oh! Sai cosa? Sono fin troppo belli per te! Ascoltami, Wendy! Che c'è? Non ti posso più vedere così! Vieni con me, ci penso io! Anzitutto devi assolutamente... se devi cambiare del tutto il tuo look... Wow, molto meglio! Il rosa è proprio il tuo colore, sai? Ti sta benissimo! Wow, Mindy! È fantastico, grazie! Mi sento già una persona diversa! E ora sai cosa fare? Ho sempre sognato di fare il balletto delle ragazze popolari! Wow, Wendy, hai tutte le mosse giuste! Mi sono allenata per ore davanti allo specchio! È l'ultima posa! Ce l'abbiamo fatta! Grazie, Mindy! Scusami, mi sono lasciata trasportare. Sei strana tu. Ho detto forse qualcosa che non va. Beh, almeno gli occhiali super super cool sono bellissimi. Ottima lezione di ginnastica oggi, fatevi una doccia. Che odorino, ne ho proprio bisogno. Sbrigati. Presi. Che bella sensazione! Oh, oh, via! Ehi! Ehi! Oh, che strano! Devo vestirmi, vabbè. Non posso mica andare in giro così. Oh, i miei vestiti! Che fine hanno fatto? Oh no, questa non ci voleva! Ah, ecco! Prendo questo e anche questo. Non è poi così male. Concentrati. Deve esserci qualcosa da indossare. Accidenti. Oh, questa stuoia può farmi comodo. È della misura giusta. Upsi, spero che nessuno mi veda. Così imbarazzante. Oh? E quello cos'è? Wow, proprio quel che mi serve. Non deve vedermi nessuno. Solo un altro po'. Wow, guarda che muscoli. Forse il mio futuro fidanzato sarà palestrato. Ci sono quasi. Ehi! Ok, la prendo e basta. Così è meglio. Ma mi manca la parte di sotto. Devo escogitare qualcosa. Ci sono! Devo fare delle modifiche. Faccio un taglio in mezzo alla felpa qui. Devo stare attenta. Sta venendo bene. Adesso posso rovesciarla e indossarla tipo gonna. La fisso qui sul retro e con una cintura il gioco è fatto. Bellissimo look. Dovrei farlo di mestiere. Ah, adesso posso andare in classe. Ah, gliel'abbiamo proprio fatta. Ehi, ma... dove ha trovato quel completo? Oh? Cos'è successo qui? Non voglio neanche saperlo. Oh sì, grazie, sarò felice di darti una mano. Benissimo, mettiamoci al lavoro sui tuoi capelli. Devono decisamente avere più volume. Zombie ha bisogno di capelli più belli. Ok, ci vuole un po' di colore. Hai una pelle cadaverica. Zombie ha bisogno di trucco. Questo andrà bene per le labbra. Ecco qui, aggiungiamo ancora un po' di tono alla pelle. Insomma, c'è da lavorare un po' su tutto. Zombie a piantina, terra darà una mano. Nero è un bel colore per occhi. Ta-da! Sei un vero schianto! Zombie contentissima! Nuovo look da paura! Vorresti vivere in una caverna nella giungla? Faccelo sapere nei commenti! Non dimenticare di condividere il video con gli amici e di iscriverti al canale per tanti altri video divertenti come questo qui!